Amici miei virissimi, con voi sempre Olga e vi auguro felicità, amore e gioia. Gioia perché io sono in Russia. Vi saluto dalla Russia con grande amore. E ora vi voglio far vedere che situazione in Russia da oggi e poi. Ora sono vicino di palazzi, guardate che bellini. Palazzi grandi da 12 a 14 e 16 piani. E qui si chiama Microrajon. Piccola regione, perché piccola regione quando c'è 5-6 palazzi insieme. Questo microrajon si chiama Хороший, vuol dire buono. E qui abitano tutti grandi, buoni gente. E qui, ora faccio vedere che c'è qua. Qui c'è un sottorete, c'è mini calcio. Possono giocare grandi e possono giocare piccoli. E con queste reti non danno pallone a nessun gente. Molto comoda. Guardate qua, ragazzi. Qui c'è mini palestra. Tutti i giorni. Gratis, gratis. Ogni microrajon c'è sua palestra. Ora avviciniamo un po'. E guardiamo che c'è dentro, quali attrezzi ci sono. Ora ancora neve, però temperature oggi 0 più 1 grado. Piano piano scioglie anche neve. Aria buonissima, benissima, proprio da mangiare, pulitissima. Guardate quali attrezzi ci sono. Molto interessante perché se sarebbe questo attrezzo ora in Italia, no, non bisogna neanche andare a palestre e pagare questi ticket, piuttosto quando ora in questo coronavirus tutte le palestre in Italia sono chiuse. Guardate quanti attrezzi ci sono. Per fare addominali, per fare gli muscoli, guardate quanti ci sono. Ogni microrajon c'è questo attrezzo, questa palestra gratis, ragazzi. E poi guardate quali giostre c'è per bambini. Pure ogni microrajon c'è queste giostre vicino alla casa, gratis. Ci sono anche altalene, ci sono queste qua, c'è di tutto e di più. E poi un'altra, questa piazza con rete dove c'è basket. Guardate che bello. E guardate che bel pavimento anche, ora è un pochino neve, però piano piano scioglie anche queste. Si può giocare anche basket, però quando gioca con pallone, come al solito, dà noia questo pallone a tutta gente. Qui hanno fatto queste reti e con queste reti pallone non dà nessuno, a nessuno questo problema. Problema è chiusa. E poi guardate quanti palazzi bellissimi, grande, grande, grande. Qui abita mio figlio e due miei nipotini. Vabbè, anche sua moglie, diciamo. E poi guardate queste. C'è carousel e poi c'è questo quadratino dove mettono sabbia perché bambini vogliono giocare a sabbia. Non tutti possono andare tutti i giorni al mare, però vicino alla casa c'è questo quadratino dove mettono sabbia e tutti i bimbi possono giocare con la sabbia tutta la giornata. Bellissimi miei. E così i palazzi qui ci sono grandi perché in Russia si sposano, fanno figli e comprano le case, anche se fanno mutuo, prendono mutuo, pagano piano piano, però comprano appartamenti. Per questo cresce sempre, sempre cresce la Russia e fanno costruire qui palazzi grandi e comodi. Guardate che bellezza. Questo, come è detto già, microrajon Хороший. Là c'è un altro microrajon e cominciano a costruire ancora i palazzi grandi. Guardate anche là più lontana c'è ancora microrajon, un'altra microregione.
Eppure cresce, cresce, cresce ancora. E ora andiamo dall'altra parte dove abita mia mamma. Là, l'altra cosa. Là i palazzi tutti quanti a tre piani. Molto comodo perché per queste alziane e là è qua. E ora andiamo, facciamo un giro anche là. Vi faccio vedere la Russia, ragazzi miei bellissimi. Vabbè, qui si chiama, la città si chiama Kaluga. Però Kaluga moderna. Qui palazzi moderni e dall'altra parte Kaluga antica, perché Kaluga quasi 700 anni questa città. Però questa città moderna è moderna. Ora andiamo dall'altra parte. Poi ragazzi, guardate, ogni palazzo, microrajon, c'è la posta. C'è tutti i negozi molto comodi, c'è anche supermercati, c'è anche lavanderia, molto molto comoda, tutto vicino al palazzo, non deve andare da nessuna parte lontana. Guardate che palazzo costruiscono, belli! E c'è grande supermercato davanti, non deve andare lontano, qui anche a piedi si può comprare di tutto e di più. E poi dall'altra parte c'è l'altri negozi e c'è sempre pane bello fresco come fanno qua. E ora già costruito un altro palazzo così bello 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 colorato. E là, come ho detto già, c'è un altro microrajon, si chiama Хороший. No, non è Хороший, Кошелев, dove abita mia mamma e un altro mio figlio. Poi costruiscono sempre e poi guardate questo palazzo, un pochino più piccolo dell'altro, hanno costruito un'università, università grande per tutti che abitano qua, molto comodo, non solo scuola, non solo l'asilo, anche università, ragazzi. Guardate, questa sarebbe università in futuro, ma dicono come già dall'anno prossimo deve essere già aperta. Guardate quanti palazzi costruiscono, tutti palazzi grandi, ma ragazzi, qui si comprano le case perché in Russia si sposano e fanno figli e crescono le famiglie giovani. Guardate le case, guardate i palazzi, c'è sempre gru, c'è sempre lavoro e fanno tutti lavoro, non c'è ancora neve. E qui si chiama Кошелев, progetto dove abita mia mamma e mio figlio. Là c'è come la scuola, l'asilo, guardate come grande. Qui, come ho detto io, tutti i palazzi a tre piani, molto comodi. Anche qua, dopo faccio vedere, c'è supermercato, la posta, la banca, c'è tutto qua. Ogni microrajon, microregione, c'è sua comodità. E poi c'è pulmini, ogni 5 minuti c'è pulmine come va al centro. Poi ragazzi miei bellissimi, volevo raccontare che situazione ora in Russia. Situazione qui, la vita è continua, la vita è bella con amore, perché qui tutto è libero. Si può andare al cinema, si può andare in teatro e guardare belle cose. Ci sono aperti ristoranti fino alla mattina tardi, dalla mattina fino alla mattina, diciamo anche la notte, non c'è problema. In teatro e cinema si può andare il 50% di gente, questo è normale. E le maschere quando vai a posti pubblici devono mettere. Però qui si possono vaccinare tutti quanti, quando ti pare a te. Ogni grande, anche ipermercato, c'è una stanza dove si può vaccinare 24 ore sul 24. Però prima di vaccinare una persona, là prendono analisi di sangue, ragazzi. E se qualcuno già fatto coronavirus, perché giovani, anche se sono malati, però non... E ragazzi giovani, quando stanno... con coronavirus non ci sentono neanche, diciamo neanche un chi. Però già il corpo comincia a essere protetto. Per questo, quando fanno analisi di sangue, dicono, oh, sei già protetto. Se qualcuno ha già fatto coronavirus e già, diciamo, corpo protetto, vaccino non fanno.
Però vaccina fanno gratis a tutti quanti. Vaccina Sputnik funziona bene. Si può andare quando ti pare a te, senza la coda, senza la fila. E si possono fare tutti quanti. Questo è molto comodo, non obbligatorio, però se c'è volontà si può andare e fare questa vaccina. Salute a tutti! Lazzi piccoli, guardate che tempo oggi! Cielo azzurro, c'è anche sole, c'è neve e c'è tutto, non c'è il vento. Tempo proprio bellissimo, primavera così in Russia. Allora vi saluto con amore, con felicità e piuttosto salute, salute a tutti quanti. Battiamo coronavirus, facciamo vivere, ragazzi, facciamo vivere!